Opa! Buongiorno e buona domenica. Come vedete, sono in una nuova postazione, se si può chiamare così. Sto facendo un po' di cambiamenti in camera mia per usufruire meglio dello spazio. Vi faccio vedere tutto il resto, a parte qui è un casino, come vedete. Non so se si vede anche la luce che mi sta illuminando in questo momento. Spero che l'illuminazione sia abbastanza buona. Comunque, brutto son brutto, quindi luce o meno, l'importante è che mi sentiate, spero. Per questa settimana ho preso due domande, dato che erano molto simili e sullo stesso ambito. La prima di Antoine Gonzalo, spero si pronunci così, e mi chiede: le criptovalute saranno ancora un buon investimento? E quella di Giacomo Piantini, che mi chiede: cosa ne pensi dei bitcoin e i relativi investimenti? È molto difficile rispondere a questa domanda, però io sono un fan della blockchain e credo che questa tecnologia possa essere il futuro, perché è una tecnologia democratica basata sull'approvazione popolare, perché è una tecnologia che nei pagamenti può eliminare il middleman, quindi abbassare notevolmente la commissione al pagamento, è una tecnologia che permette di far viaggiare i pagamenti molto più veloci, quindi se una valuta si appoggia a questa tecnologia, la blockchain, diventando quindi criptovaluta, secondo me può e cambierà il mondo. Il problema è che attualmente questa tecnologia è boicottata. Non so se ve ne rendete conto, ma gran parte dei mass media sparano tutti contro al Bitcoin e alle criptovalute. Io, in poche parole, penso che la blockchain sia il futuro e che quindi le criptovalute potranno cambiare il nostro mondo. Non so quale di queste criptovalute prevarrà, non so se sarà il Bitcoin, non so se sarà Ethereum. Insomma, non so quale di queste criptovalute prenderà il mercato e si confermerà come la maggiore moneta trasferibile. Mentre per quel che riguarda gli investitori, secondo me ci sono ancora tantissime possibilità di fare soldi e di fare bei soldi. Qual è il problema? Il problema è che questo mercato, il mercato delle criptovalute, è ancora troppo volatile e predisposto alla speculazione. Contate che fino a un anno e mezzo fa, a dicembre del 2017, questo mercato valeva più di 830 miliardi. Ora ne vale 120 di miliardi, per cui se un miliardario si sogna di mettere 50 miliardi in un colpo solo, può alzare il Bitcoin come qualsiasi altra criptovaluta del 50, 60, 70%, e voi potete diventare ricchi all'istante. Come altrettanto, se un miliardario si sogna da un giorno all'altro di togliere 30 miliardi, può far abbassare tranquillamente da un giorno all'altro del 30, 40, 50% il Bitcoin. E voi penserete: sì, vabbè, ma sono miliardi, chi è che da un giorno all'altro si sogna di spostare miliardi? Purtroppo nel mondo degli investimenti si parla di miliardi, non si parla di milioni o di centinaia di migliaia. Quindi lo spostamento di questa cifra per un investimento si può ritenere quasi comune, anche se si potrebbe pensare che non lo sia. Quindi sì, secondo me ci sono ancora tantissime possibilità, tantissimi nuovi progetti su cui guardare. Questa tecnologia, la blockchain e le criptovalute, secondo me saranno il futuro, però bisogna ancora stare molto attenti, perché questo mercato è ancora troppo volatile e speculativo. È ancora un mercato troppo piccolo rispetto alla borsa o rispetto ad altri mercati di tendenza. Quindi se state investendo nelle criptovalute vi dico di stare attento. Comunque ragazzi, io non sono un consulente finanziario, sono un ragazzo di 21 anni che sta condividendo la sua esperienza e i suoi pensieri. Sto cercando di informarmi al meglio in modo tale da non condividervi disinformazione, per cui se ritenete che sto sbagliando qualcosa o che sto dicendo qualcosa di scorretto, scrivetemelo subito nei commenti. Io andrò a vedere quello che mi dite, la notizia che mi state condividendo, validandola o meno e cercando di apprendere sempre di più, in modo da darvi le notizie più attendibili. Perché lì fuori, ho notato io, c'è moltissima ma moltissima disinformazione, che sia internet, che sia la TV, che siano i giornali. Purtroppo le persone che parlano non dicono il grado d'esperienza che hanno in quel campo. Ascoltate quello che dico, ma prima di fare vostra questa opinione, rifletteteci, cercate di sentire i due poli differenti per andare a capire dove sta la ragione e soprattutto create una vostra opinione, non lavorate sull'opinione altrui. Ragazzi, vi ricordo che se volete farmi delle domande, basta che andate a seguirmi su Instagram e ogni sabato farò una storia dove vi chiederò le domande per la domenica. Buona domenica a tutti, ci vediamo settimana prossima. Ciao!